l'errore del portiere mi è parso evidente. Andiamo a Madrid, dove si registra una clamorosa sorpresa. Il Real, che va in vantaggio con Butragueño, abile come sempre a sfruttare l'incertezza della difesa avversaria, perde poi 3-1. In effetti Buitre è stato fantastico a intuire che questa azione si poteva svolgere a suo favore, fortunato nel rimpallo, ma poi bravissimo nella conclusione in acrobazia, anticipare l'avversario e mettere dentro porta vuota. E a questo punto si mette in mostra la formazione della Spartak Mosca. Ecco Scialimo che va al tiro, colpisce il palo, arriva ad Achenko ed è l'1-1. È stato bravissimo Scialimo con questo tiro radente, molto preciso, sfortunato nella conclusione sul palo, poi arriva Achenko e mette dentro porta vuota, molto facile. Ancora Achenko è protagonista del secondo gol, ecco lo sfruttare una serie di errori della difesa del Madrid e mettere dentro. Bravo nella conclusione Achenko, ho visto il portiere in uscita, non ha perso la testa in questo frangente, interno adesso sul primo palo, bravissimo. Ancora Scialimo protagonista, va via sulla sinistra, fa partire il cross, arriva Smarov dalla parte opposta ed è il 3-1. Gran botta, molto bello il cross del compagno, però Smarov arriva con il piede giusto, nella condizione giusta, ha tutto il tempo di calciare come potete vedere perché è completamente solo sul secondo palo, al tempo di calibrare il tiro, botta violentissima che il portiere neppure vede.